Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è: ti lascerà mai in pace un narcisista? Punto interrogativo. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi, puoi suggerirmelo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare in tema di relazioni tossiche e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Questo argomento mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Giulia, che ovviamente saluto. Ciao Giulia. Che mi chiede, ma insomma, il mio narcisista mi lascia e poi dopo mi disturba. Io non riesco a rifarmi una vita, mi continua a chiamare, magari non sempre, però vuol sapere cosa faccio. Insomma, mi fa gli squillini, non mi lascia stare. Allora, partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Seconda cosa, partiamo da questo presupposto. Un narcisista patologico quando ti lascia è perché? Per due motivi. Il primo, perché ha trovato un'altra preda e vuol star con lei o vuol dedicarsi a lei. Secondo motivo, semplicemente vuol star con i propri amici e fare i propri fatti, i fatti suoi. Il punto è questo qua. Un narcisista patologico odia sapere che la propria ex si è disintossicata e quindi non lo ama più. Odia ancora di più sapere che la sua ex ha trovato un altro compagno o un'altra compagna. Ricordiamo questo, un narcisista patologico non gli interessa nulla del bene altrui, perché lui vede le persone come oggetti da utilizzare per poi scartare. Nella sua testa un narcisista patologico pensa che tutte le sue ex debbano stare a sua disposizione. Vuole un harem di persone che lo amino e, ripeto, non vuole assolutamente sapere che la propria ex si stia rifacendo una vita. Questa cosa del fatto che un narcisista patologico, anche quando ti lascia, poi magari ti ritorna a cercare o ti ricontatta, magari anche nel lungo periodo, anche dopo che sono passati mesi e mesi, semplicemente per sapere come stai, oppure per sapere magari se hai trovato un'altra persona. Addirittura ci sono molti casi dove un narcisista patologico non ti chiama, ma fa chiamare un amico comune, fa chiamare un parente per avere informazioni su di te. Questa è una cosa terribile, perché la vittima di un narcisista non si riesce a disintossicare. Quando parliamo di no contact totale, si parla di una cosa in cui una vittima, per stare meglio dopo l'abuso narcisistico, dovrebbe stare 90 giorni senza sapere nulla, e dico nulla, del proprio ex. Ma il narcisista patologico non vuole questo, ed è questo il fulcro del problema, perché torna a intermittenza, anche, ripeto, una volta al mese, ma quella volta al mese che tu lo risenti ti riporta all'inizio, perché il no contact deve essere duraturo, costante, per 90 giorni. Questa, ripeto, è la cosa peggiore. Morale, cosa consiglio? Io consiglio sempre, qualora si chiuda con un narcisista patologico e si decida di intraprendere un no contact totale, di bloccarlo, chiudere gli account, quindi non guardare i suoi account, non avere la possibilità di ricontattare o né di sbirciare qualsiasi cosa, e se è possibile non sentirlo proprio, non ricevere informazioni su di lui per questi 90 giorni. Ma perché ti ritorna a cercare? Tu penserai, beh, ti ritorna a cercare perché è innamorato di te o innamorata di te, ripeto, possono essere sia maschi che femmine, i narcisisti. Il fatto è no, la risposta è no. Non è innamorato di nessuno un narcisista patologico, non era innamorato né di te, e anche la prossima fidanzata o fidanzato che trova sarà semplicemente un'altra vittima che utilizzerà per poi scartare. Credimi, quindi un narcisista patologico non può amare nessuno se non se stesso. Questa è una cosa che deve esserti chiara. È egoista ed egocentrico, vede tutto che deve girare attorno a lui e non vuole farti disintossicare. E proprio per questo lui assolutamente torna per sapere come stai. Però devi bloccare ogni genere di contatto con lui per sempre. Questo è il mio consiglio. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per amore, per colpa di narcisisti patologici, e andrebbero informate.
Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.